bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un brevissimo video. Io sono Xuder e ragazzi, l'update è arrivato, finalmente abbiamo aggiornato tutti sicuramente il nostro Fortnite, ci sono un sacco di novità ufficiali e rilasciate ma ancora non ufficiali che voglio farvi vedere in questi pochissimi minuti. Intanto ragazzi, nella sezione notizie vediamo subito che la torretta montata da oggi è disponibile, quindi la proveremo sicuramente tra pochissimo in live insieme, vedremo un pochettino quanto fa male questa nuovissima torretta. Tra l'altro c'è anche una nuova modalità a tempo limitato ragazzi, la battaglia con il cibo. Come vedete le due icone di Fortnite, il Durburger e il Tomato Head, si scontrano in questa nuova modalità che dice: costruisci la tua base, aspetta che la barriera si abbassi e fatti valere, distruggi la mascotte dell'altra squadra mentre proteggi la tua. Un nuovissimo modo a tempo limitato di giocare a Fortnite che sicuramente molto molto figo. E l'ultima notizia prima di vedere le skin ragazzi, attenzione, perché con questa patch viene di nuovo disabilitato il rischieramento infinito dei deltaplani, quindi non potrete più aprire il deltaplano tutte le volte che volete. Quindi ragazzi, non ci fermiamo subito e andiamo subito a vedere la primissima Sgadan skin che verrà rilasciata in questi giorni, ed eccolo qua ragazzi, sembra la controparte maschile della skin alto volume, volume 11, adesso non ricordo, la rocchettara in poche parole, il tipo GG con la cresta da panca bestia, anello al naso e tutto il completo che gli si addice come un vero e proprio punk. Andiamo avanti ragazzi con il nuovo mago ragazzi, e qua si fa sempre più valere la teoria che la magia farà parte del nuovo, della nuova season di Fortnite. Abbiamo il mago, abbiamo visto come gli oggetti fluttuavano nei giorni precedenti, abbiamo visto come ci sono un sacco di cose strane, non sarebbe un caso se ci fosse la magia nella prossima season. E avanti ancora ragazzi con un'altra maschera, questa sembra, non so se sia la controparte femminile di Alla Deriva ragazzi, però la maschera in qualche modo gli assomiglia un pochettino, molto particolare anche questa, e sicuramente la maschera rappresenta quasi certamente una divinità raffigurata ovviamente in sembianze umane, quindi anche qua si parla sempre e comunque di magia. Ma avanti ancora ragazzi con la ragazza kimono, che penso sia la parte femminile dello Chef Master, quello che abbiamo già preso quest'estate, una delle skin più belle da 1200 V-Bucks. Abbiamo la tizia con il kimono, e andando avanti la controparte invece femminile del mago, quindi la strega che sembra un po' Harry Potter con la parrucca, però è comunque molto carina ugualmente, tanta roba anche per questa skin. Iniziamo a vedere i primi deltaplani, questo è il deltaplano della tizia chef ragazzi, quindi la carpa giapponese trasformata in deltaplano, abbiamo una gallina che non sappiamo bene a chi venga attribuita questa gallina raga, perché non lo so, se, non penso che sia per i maghi, però potrebbe anche essere, come vedete però ha nelle zampe un cucchiaio e una specie di forchetta che però sembra più una cosa per la griglia. Intanto si è bloccata la webcam, fa niente, ci preoccuperemo più avanti di vedere la webcam. Andiamo avanti con un deltaplano invece normalissimo, che potrebbe essere, non lo so, di qualsiasi skin. Per quello che mi riguarda non sembra nulla di strano, intanto niente, la webcam non ne vuole sapere di ripartire. Andiamo avanti ancora, questo invece sì che sarà un deltaplano relativo alle skin dedicate alla magia, perché sono delle ali, si vedono un po' male ma sono delle ali che brillano con degli sberluccichi che vediamo, e poi una carrellata di tutto quello che non è stato ancora trovato in alta definizione ma che è già presente nei file di gioco, quindi vediamo ben 5 nuove emote, 5 nuovi balli, vediamo 2-3 nuovi picconi che non vi ho fatto vedere, quindi una specie di rotella della pizza sembrerebbe, il bastone del mago e il bastone probabilmente della skin, quella femminile di Alla Deriva, e anche degli altri backpack, quindi la testa di un Oni come potete vedere, altri due backpack e il sushi per la tizia della Sushi Chef. Beh ragazzi, mi dispiace per la webcam che si è incagliata, ma spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete qua nei commenti qual è la vostra skin preferita. Noi ci vediamo in live. Ciao!